Che tanto va bene? Qui. Okay. Cominciamo bene, sta bene. È importante, se uno sta male. Appunto, invece... Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría decir, para entrar un poco en material, que yo llevo al vino espumoso a través del método tradicional, clásico, chatenoso, como lo queremos llamar. Ok, dice che lui arriva al vino spumoso, al vino spumante, direttamente dal metodo classico. Hay muchas guerras, hay enfermedades, hay crisis, es difícil vivir. Entonces, poner vino en una botella, guardar esta botella en una cueva, que en la botella nazcan estrellas, burbujas, ¿no? Y luego un día nos ponemos de acuerdo, quitamos esta botella de la cava y la ponemos encima de la mesa. Tutti siamo contenti, che dice che la vita è molto dura, soprattutto in questo periodo di crisi. E invece pensate che c'è qualcuno che prende una bottiglia, ci mette del vino dentro, la mette in una cantina, fa passare degli anni e dentro questa bottiglia vengono fuori delle bollicine. Poi si prende questa bottiglia dalla cantina, si mette su una tavola, si stappa e tutti sono allegri, allora questa è pura magia. E dove sta por cercanía a mi ciudad Barcelona, pues mi primer contacto con un vino espumoso es con el Cabo. Vive vicino a Barcelona, la regione dove si fa il vino più vicino a Barcelona è la zona dove si fa il Cava, che tutti noi conosciamo. Aunque siempre defiendo los pocos grandes cavas que hay, es en el año 92 cuando viajo a la Champaña y me doy cuenta que en Champaña hay además una historia interna. Ecco, nonostante lui ami molto il Cava e si è abituato a bere anche il miglior cava possibile, la sua esaltazione ci fu quando andò in Champagne e capì che dietro questo vino c'era grande tradizione e legame con il territorio. Me gustaría hacer un poco una similitud, no? Sì, vuol fare una similitudine in linea generale. Hay un catedrático de física nuclear norteamericano, científico muy importante. C'è un professore che ha la cattedra di fisica nucleare americana molto importante. Tiene un coeficiente de inteligencia de 160 o 170, no sé, lo máximo. Al máximo del coeficiente de inteligencia es inferior solo a Attilio Cenci. Questo c'era scritto, c'era nelle note, lo sto dicendo. Llegó a Barcelona porque quería dar una conferencia y cojo un taxi. È arrivato a Barcelona e preso un taxi. Porque tiene que dar una conferencia. Per andare a fare una conferencia, pero tiene todo el día. Ah, e aveva tutto il giorno libero. Y le dice al taxista si le puede llevar a un restaurante a comer via Twitch. Ah. Y le dice si no tiene nadie que comer, le invita a comer. Ah, e oltre a pagare il taxi lo invita anche al cibo. E lo sguardo comen fantasticamente bien, che è un pescato. E mangiarono fantasticamente bene, visto che pagava lo scienziato. chiesero del pesce. Y entonces, bueno, al final sale el chef, cuando ya han comido. Alla fine, come succede nei grandi ristoranti, arriva lo chef. Y entonces dice al científico, ¿qué le ha parecido la? Chiedendo allo scienziato, ma come ti è sembrato il cibo? Y el científico dice, realmente es lo más extraordinario que he comido en muchos años, esto es fantástico. È il massimo che ho mangiato in molti anni, è fantastico. Y entonces le pregunta al taxista, y el taxista le dice, está muy bien. E ha chiesto lo stesso al taxista e il taxista risponde sì, sta bene. Però il pescato stava congelato, non era fresco. Però il pesce era congelato, non era fresco. E questo vuol dire che è una intelligenza, diciamo, dei catedratici. Questo vuol dire che puoi avere anche l'intelligenza di Attilio Cenci. Però hai un'intelligenza naturale. Però esiste l'intelligenza naturale dell'alimentazione. Quiero poner otro ejemplo, mal haber hecho esa introducción, que es con mi abuela. Vuol fare un altro esempio parlando di sua nonna, non vi commuovete. Lui a 14 anni, quando ha iniziato a scoprire il mondo delle bollicine cava, nella sua famiglia si beveva semisecco. E io pensavo di andare a casa los domingos botellas de luna. Lui ha iniziato a portare a 14 anni a casa le bottiglie di Brut Naturale. Il primo giorno mia abuela portò la copa di Brut Naturale e disse: questo è un secco, io non lo posso bere. E la nonna, bevendo il primo bicchiere, disse: ma questo è troppo secco, io non riesco a berlo. Però passavano domingos e domingos, e io dicevo: ieri, cada vez bevia más Brut Naturale. E però, passate le domeniche, lui si accorse che le sue bottiglie stavano finendo perché se le beveva tutta la notte. E io dicevo: che passano le gustazioni?
E lui, vedendo le bottiglie finite, andò dalla nonna a dire: ma come, che passa, non ti piaceva il demisec, ti stai finendo tutte le bottiglie? Mia moglie diceva sì, però un brutto naturale non la cabeza. Ah sì sì, è vero, mi piaceva di più il demisec, però il brutto naturale non mi fa male alla testa. Che sono proprio quello che decía il signor Rappier. Esattamente ciò che ha detto il signor Rappier all'inizio. Con questo che quiere dire? Bueno, en los años 60 e los años 70 la industria del cava ponían a mucho licor de selección, mucho dosage. Negli anni 60-70 le industrie del cava mettevano molto di spedizione, lo dico in italiano. Había productos buenos, pero la mayoría era para enmascarar un vino medio. C'erano dei prodotti buoni, però la maggior parte serviva, tutto questo serviva per coprire quello che dicevo, dei vini mediocri. En el mundo del cava, digamos que no se llega a la primera cura a través del concepto de terroir, porque para nosotros el terroir llega más tarde. Dice che nel mondo del cava non si arriva al dosaggio zero per esaltare il concetto del territorio, perché per loro il territorio è un concetto ancora un po' lontano. Se non arriva nel momento in cui, in questi anni, il cava si bevia con i costi. In quel periodo il cava veniva bevuto con il dolce, quindi... Por lo tanto si tomava anche di secco. Nel momento in cui il cava si empieza a incorporare alla gastronomia, un po' perché c'era questa abitudine a bere il demisec, il semisecco, e quindi la bollicina veniva associata al dolce, come è successo per lungo tempo anche in Italia. E dove nel momento che il cava si incorpora alla gastronomia, quando iniziano a destacare lo cavas di natura? Nel momento in cui si inizia ad utilizzare il cava e appunto pasto, ecco che lì iniziano a farsi i primi brut natura a dosaggio zero. Entonces aquí productores de cava, algunos productores de cava inteligentes, entonces aprovechan el tema de que en la región del Penedès el clima es benévolo, es favorable, es benévolo. E allora ecco che alcuni produttori di cava intelligenti hanno capito che in alcune zone di produzione c'era un clima estremamente favorevole. Y por lo tanto se pueden alcanzar vinos con buena maduración y sin necesidad de E pertanto iniziarono a capire che lì si poteva fare del vino buono, ben maturato, ma senza l'aggiunta del liquore di spedizione. Al mismo tiempo hablamos pues, de la costa catalana a 30 grados di temperatura en verano, donde bueno, una bebida con carbonico refrescante pues, passa molto bene, è un prodotto molto agradabile. E poi questa zona dove si fa il vino senza liquore di spedizione, guarda caso, è molto vicino alla costa, dove d'estate ci sono 30-40 gradi, e un bel vino fresco con la l'anidride carbonica, con le bollicine dentro e senza liquore di spedizione, è un risultato molto gradevole. Però dove si passa? Dove si qui il problema un poco della problematiche che internas del mondo del cava, y es pues en el sentido de que en el mundo del cava entonces podemos encontrar brunatures con 9 meses y brunatures con 5 años de crianza. Ecco, allora poi dopo questo percorso ecco che si arriva a quello che è considerato uno dei problemi del mondo del cava, perché adesso si possono trovare dei cava con brut naturale di 5 mesi oppure con 5 anni di candidina. Io come queda demostrato con le grandi spessons di champagne, il cava brunatur tiene che tener una larga crianza, a un periodo largo en que el vino esté en contacto con las lías, pues para adquirir toda esa estructura, todas esas sensaciones cremosas y oncosidad y estructura. Devi un po' ripetere questo perché il concetto è abbastanza tecnico, allora ripetilo. Digo pues que para brunatur, para alcanzar un gran brunatur. Per riuscire a realizzare un grande... Dico brunatur, perché brunatur è come si denomina il... Sì, sì, brunatur è il dosaggio zero. Io credo che hai che contare con una larga crianza, sulle lias. Dice che bisogna, per poterlo fare, devi avere un'uva di grandissima qualità. No, potremmo fare un brunatur con 9 mesi. Ecco, ci vuole tanto tempo, non si può fare un brut naturale con un vino che è stato 9 mesi. Luego por otra parte, como todos los sectores, pues aparecen también los listos, los inteligentes, chiaro que, però in tutti i settori ci sono i furbi, e in Italia ce ne sono tanti. Y entonces son productores de cava que hacen la cultura un poco anti-dosage, ¿no? No, es que yo no puedo aceptar, el mío es natural.
Essendo furbi, cercano di cavalcare un po' quest'onda del no dosage, del dosaggio zero. E qui è quando io passo a difendere l'autenticità del dosaggio zero, della natura. Ed è proprio lì che lui quasi smette di difendere l'autenticità del dosaggio zero. E dove sta lì per anche difendere il dosaggio, nel senso che i francesi in Francia con il champagne hanno sofisticato queste arti. Perché dice che lui ci rimane male quando vede che ci sono i furbi che vogliono fare un dosaggio zero con 9 mesi, quando invece in Francia chi lo ha fatto con grande arte e ci ha creduto con grande serietà. Lo francesi domina l'arte del perfume, l'arte del maquillage. Dice che i francesi dominano l'arte del profumo e l'arte del maquillage. Maquillage però è inteso positivamente, non negativamente. Y en este caso, pues hay elaboradores de champán que saben potenciar la belleza de su producto a través de los ojos. Infatti, loro, a differenza dei furbi di prima, riescono a migliorare il loro champagne, a renderlo più importante, più importante utilizzando il dosaggio zero, cioè non mettendo di quale spesso. Io credo che per me lo più importante è che haya una onestà por parte del produttore. Dice che secondo lui la cosa più importante è che ci sia l'onestà da parte del produttore. Uno può aggiungere dosage, uno può essere biodinamico, può essere convenzionale. I vini possono essere dosati, non dosati, biodinamici, convenzionali. Però il produttore deve essere onesto. Però il produttore deve essere onesto. Io anche se decía un poco pues, que mi trayectoria en el vino pues, era un poco el cava y el champán, hace ya años que oigo hablar de Francia Borda, cuando hablo con profesionales que saben conocer el tema. Dice che lui adesso è molto, molto dentro il mondo del cava e dello champagne, però sono molti anni che sente parlare con grande professionalità di Francia Borda. Che le dice Francia Borda è un mondo a parte. E questi le persone che hai incontrato, sommelier, professionisti del mondo del vino, dicono che il Franciacorta è un mondo a parte. Una parte dentro dello spumoso metodo classico in Italia. E dice che è un mondo a parte all'interno del mondo del metodo classico e del mondo dei vini spumanti in Italia. Ora Sofia lo decía che venia in Italia a partecipare a E quando in questi giorni ha detto che sarebbe venuto qui per partecipare a questo convegno? Parlava di un grande spumoso italiano. Parlando di un grande spumante italiano. Mi dice, prosecco. Ah sì, prosecco, è chiaro. No, gli altri quando lui diceva così subito rispondevano, vai a parlare del prosecco. Io dico, no, prosecco, sta in seconda. Ah, lo conosciamo. Ah, no, noi non lo conosciamo, grazie, non ci interessa. E lo dico prosecco per un tema despectivo. E non dice prosecco per parlarne male. Perché il prosecco credo che sia un prodotto onesto. Perché lui crede che il prosecco comunque sia un prodotto onesto. Incluso ha sido más inteligente che il cava, perché ha sabido posizionarlo in un prezzo, siendo un prodotto elaborato in Grand Pass. Ha sabido posizionarlo a un prezzo superiore al cava, che è un prodotto elaborato a través del metodo classico. E sono stati molto intelligenti quelli del prosecco, cioè lui sta dicendo quando ha parlato del prosecco, quando ha parlato di Franciacorta gli altri gli hanno risposto prosecco, perché quelli del prosecco sono stati molto intelligenti a posizionare un vino fatto nella grande botte, com'è che si chiama? Nell'autoclave, grazie Alessandro, nell'autoclave, e sono riusciti a posizionarlo a un prezzo superiore del cava che è fatto invece con il metodo classico. Y por eso pues creo que por la poca experiencia que tengo en el mundo del vino que creo que Francia Borda tiene un gran futuro. E quindi crede che visto che c'è pochissima esperienza nel mondo del vino in Spagna, Francia Borda ha un grande futuro. Sobre todo por lo que veo no va a crecer en cantidad, que es el error que comete la zona. Soprattutto perché non bisogna pensare alla quantità, che è l'errore che hanno già fatto gli spagnoli. Y sobre todo tiene que mantener un precio digno. E soprattutto secondo lui, visto che non ci deve essere questa grande qualità, il Franciacorta che è un grande prodotto deve avere il suo prezzo degno. E di questa maniera io credo che si può posizionare la elite dei nostri spumosi mondiali.
e dice che in questo modo si può posizionare molto bene nel panorama mondiale delle bollicine. Grazie.